Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news. Violenza e resistenza a pubblico ufficiale sono le accuse che hanno portato all'arresto di un cittadino straniero nel centro abitato di Umbertide. L'uomo era ubriaco e i carabinieri hanno cercato di calmarlo, però ha reagito violentemente colpendo uno di loro alla testa. Da qui il suo arresto. Per lui anche una denuncia per maltrattamenti in famiglia. La donna e il militare colpito sono stati medicati al pronto soccorso. Ricorre l'anniversario della strage di Nassiriya, nella quale morirono 19 militari. Stamani cerimonia di commemorazione ad Arezzo nel largo a loro intitolato. È stata una cerimonia molto partecipata, presenti le autorità, presente anche l'opinione pubblica. E abbiamo avuto modo di ascoltare anche le considerazioni, le riflessioni del comandante provinciale dei Carabinieri di Arezzo, Rubertà. È disponibile il calendario 2023 del Calcit, torna quindi anche quest'anno regolarmente questa iniziativa, dovuta in particolare allo spirito e alla volontà di alcuni volontari del Calcit. Il calendario per questo 2023 ha come filo conduttore gli animali da compagnia, quindi un modo anche per portare, un po' per dare motivo di sorridere a persone che stanno magari vivendo anche delle esperienze poco fortunate e poco felici dal punto di vista delle loro condizioni di salute. Queste erano le nostre breaking news.